chiamo Tommaso, ho 37 anni e vengo dal Mugello, grande territorio fiorentino. Io sono una persona molto solare, socievole, affettuosa. Di passione ne ho tante, dall'automobilismo rally, gli sport outdoor, tipo lo sci, la nautica, il trekking, escursionismo, montagna, tutto fuori che il calcio. Non è che mi concentro solo su uno sport, sono plurifunzionale. Buonasera. Buonasera. Io sono Barbara, la maître. Piacere, Tommaso. Tommaso, ben arrivato. Come si sente? Bene, un po' emozionato e un po' timido. Questo appuntamento al buio lo sto vivendo in maniera come un gioco. Vedrà che si scioglierà, non si preoccupi. Con la mia forza, il mio coraggio di andare a conoscere persone nuove. Lei è il primo del suo tavolo e quindi intanto l'accompagno. Affermativo. Bene, prego. Sono single da circa 4 anni. Sono Marianna, ho 34 anni e abito a Prato vicino a Firenze e al momento lavoro in una ditta che produce pizze surgelate anche abbastanza famosa. In base alla giornata ci abbiamo da o guarnire le pizze o spianare proprio la pizza o guarnire i panini, c'è molto da fare. Sono una persona a cui non piace mai stare ferma perché mi annoio, la verità è questa. Preferisco arrivare la sera molto stanca. Stanca e crollare, ma soddisfatta. La posso usare? Ok. Buonasera. Ciao, buonasera. Sono single, credo, da 3 anni e mezzo, più o meno. Ben arrivata. Grazie. La stavamo aspettando. L'aiuto. Mille grazie. Sono pronta ad aprire il mio cuore a una nuova persona perché mi sono ripresa da tutte le mie storie vecchie e sono sicura che possa arrivare qualcosa di buono. Come si sente? Emozionata. Beh, ma è giusto così, è un primo appuntamento. Eh sì. Vedrà che sarà una serata piacevolissima. È bello essere innamorati perché ti sembra di essere a bollore, nel senso sempre di buon umore, sempre ti scordi anche di mangiare, quindi è una bella sensazione quella, sì. Vorrei un uomo non troppo dolce. Lo smielato con me mi renderebbe una vita un pochino difficile quando so da voler stare per conto mio. Potrebbe essere la più classica di solito, la margherita. Prosciutto e funghi. Prosciutto e funghi è buona, quella che faccio io ti dico è molto molto buona. Quando mi innamoro sono molto dolce, affettuoso, carino e poi scopritemi. Questo vecchio tuo lavoro che facevi il gommaio, ti piaceva? Era il mio lavoro che facevo da quasi 17 anni. Io buonino. Era la mia passione. Purtroppo ho avuto questo incidente e mi ha vincolato anche la mia professione. Sto cercando una persona che mi comprenda e che mi avvolga fra le sue braccia per portarmi con sé. Che cosa è successo, se si può? Praticamente ho avuto un incidente stradale in moto. Ah, ecco. E ho delle placche alle vertebre, non potendo sollevare i pesi. Ok, allora sì, ora si capisce perché devi cambiare un attimino. Alle persone piace di me il fatto che sia così solare, perché anche quando loro hanno i problemi loro, sono sempre arrabbiati, cerco sempre di farli tornare di buon umore e far capire che tutti i problemi si possono risolvere. Mi sono sarebbe lavorare d'inverno in montagna ed estate in mare. Eh no, certo, così tu risolvi tutti i problemi. Con la passione e l'outdoor. Io ti dico la verità, non ho mai sciato. Se andrò a lavorare in montagna, verrai a trovarmi degli amici in montagna. Potrebbe essere una buona idea, certo. Al massimo con lo slittino per iniziare. Un amore deve partire con molta calma, nel senso, dipende dalla persona che ho di fronte. Io probabilmente parto in seconda e poi bisogna vedere un po' come va, ecco. Che musica ascolti di solito? Io musica italiana di vario genere. Cantanti preferiti? Un cantante fiorentino. Si chiama Marco Masini. L'hai mai visto dal vivo? Ho seguito quasi tutti i concerti. Ah, ok. Non ho mai fatto sesso al primo appuntamento. Io, se non mi fido di una persona, mi sblocco dialogando, ma non fisicamente. Al momento ti posso dire che mi piace di sentire isofisonica.
E quindi spesso sto andando con una mia amica a vedere i concerti. Per me è importante che mi prenda di festa, perché la festa è molto di più dell'attrazione fisica. Posso fare un complimento? C'hai degli occhi spettacolari. Ti ringrazio. E un sorriso spettacolare.